Ci sono 4 bei giochi. Scartate i primi due che tanto piacciono solo a me. Ora unite i restanti e daremo vita a Persona Q, Shadow of the Labyrinth. Anche oggi ci saranno delle crociate per chi difende Persona 3 per essere il miglior gioco mai creato contro Persona 4, il vero miglior gioco mai creato. Fino a quando anche in Europa giungerà il salvatore, Persona 5. Mentre l'1 e il 2 staranno lì a piangere nell'angolino perché non si ricaga nessuno. Ma Persona Q mette il cuore in pace a tutti. Un crossover in cui puoi scegliere se usare i personaggi di Persona 3 o quelli del 4. E il prologo, il finale e molti dialoghi cambieranno in base alla parte che scegli. I combattimenti sono diversi degli altri Persona. Per sfruttare il 3D del 3DS, che tanto nessuno utilizza, i combattimenti sono in prima persona! E comunque sia, credo che sia l'unico gioco in cui abbia raggiunto il livello 99 solo finendo la storia. E ho finito solo la parte di Persona 4. Ci ho messo quasi 100 ore. Quindi se volete giocare a Persona Q e avete 200 ore libere, prendetelo, così potete giudicarlo di Persona! No, basta. Basta, no basta, io chiudo tutto, affanculo.